Ben ritrovati a una nuova edizione del giornale radio delle buone notizie della settimana. Lazio Green, Comuni Puliti 2020, nei giorni scorsi la premiazione dei comuni ricicloni del Lazio in cui è stato assegnato il riconoscimento direttamente dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Tra i comuni premiati c'è anche la città di Fondi che è stata premiata come miglior comune sopra i 5.000 abitanti nella raccolta differenziata raggiungendo nel 2020 la percentuale addirittura del quasi 84% durante la cerimonia. Avvenuta al tempio di Adriano in piazza di pietra a Roma, è stato anche evidenziato come nella regione Lazio nel 2020 è stata raggiunta una percentuale complessiva di raccolta differenziata media del 51,6 per cento, con un aumento di 20 punti in cinque anni. Gaeta potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO, il sistema fortificato dell'epoca di Carlo V come tema centrale per la precandidatura della città, quale sito dall'eccezionale valore universale. A renderlo noto nei giorni scorsi proprio il comune di Gaeta che ha annunciato di aver provveduto ad inoltrare la candidatura, soddisfazione anche da parte del sindaco della città del Golfo Cosmo Mitrano che ha spiegato siamo pronti. Pronti ad intraprendere un percorso che suggellerà il valore e l'importanza del patrimonio culturale della nostra città. Queste le parole del sindaco Mitrano. C'è grande attesa a Scauri di Minturno nella parrocchia Maria Santissima Immacolata per l'arrivo della venerata immagine della Madonna di Pompei dall'omonimo santuario, che sarà presente dall'11 al 15 agosto, proprio a Minturno, in prossimità della solennità dell'Assunzione di Maria al Cielo. Il programma completo è disponibile per tutti coloro che vogliono visionarlo, sia con gli appuntamenti liturgici che spirituali, sulla pagina Facebook della parrocchia Immacolata Scauri, ma anche sul sito www.radiocivitemlu.it. Fondi a misura di bicicletta da oggi, un grande anello ogni domenica per poter pedalare in sicurezza, l'attività fondi in bici. Eh, si protrae fino al 5 settembre ogni domenica quando il centro cittadino viene chiuso al traffico e aperto a biciclette e monopattini, il tutto dalle 19 alle 23 in tutte le arterie e nei pressi di Piazza De Gasperi, Piazza Municipio, Piazza Unità d'Italia e Piazza 4 Novembre. Ogni domenica dunque strade che si trasformano eccezionalmente in ampi e sicuri percorsi ciclopedonali. Questa era la nostra ultima news, un saluto da Simone Nardone, a risentirci alla prossima edizione del giornale radio delle buone notizie.